Federico Sacco è una figura interessantissima nel panorama scientifico italiano, è una nostra gloria locale, nato a Fossano nel 1864 ed è una specie di ragazzo prodigio, perché già nella prima infanzia si pone le domande che poi lo guideranno per tutta la vita. Io vedo lì il Monviso, vorrei sapere perché il Monviso è lì, ha questa forma, come ha fatto a finire lì, perché le rocce sono così. Un grande curioso, infaticabile, vive per la scienza fondamentalmente, scrive più di 700 pubblicazioni, decine e decine e decine di mappe geologiche, fra cui il foglio Cuneo, una copia autografata del quale è conservata in municipio a Fossano. Grande raccoglitore di fossili, grande studioso, minuzioso studioso, 20 volumi di disegni di conchiglie classificate con meticolosità, specie scoperte a Iosa. Ecco perché quando si è aperta l'opportunità di studiare un'installazione, che poi è diventata un museo, la realizzazione tutto sommato di un sogno che abbiamo sempre avuto come fondazione Federico Sacco. E Federico Sacco è stato al centro del nostro pensiero, è una gloria locale, è un grande nome della scienza di Fossano, il più delle volte ricordato perché c'è una via Federico Sacco. Ora noi speriamo che sarà ricordato anche per questo. Piccola meraviglia che ospita anche un'altra chicca interessante dal punto di vista fossanese, e cioè una serie di reperti e di illustrazioni che riguardano la scoperta di una foresta fossile nelle marne del fiume Stura, poco a valle del ponte di San Lazzaro. Però ci testimonia che circa 4 milioni di anni fa la zona del fiume Stura era un po' come le attuali paludi del Vietnam, una zona tropicale con enormi alberi, enormi conifere che al tempo si chiamavano Glyptostrobus. Non manca nel nostro museo uno sguardo alla provincia di Cuneo, perché noi vogliamo raccontare e metterci in contatto con il territorio che si circonda, con le altre istituzioni, con mille siti ancora non troppo conosciuti e che il turismo geologico è in grado di scoprire. Quindi noi vogliamo anche raccontare delle storie che arrivano dai minerali della provincia di Cuneo, che sono delle vere e proprie eccellenze in ogni caso. Pensiamo che il museo non debba soltanto essere un luogo da visitare, ma debba essere anche un posto dove si insegna a insegnare la geologia, si insegna a insegnare le cose che abbiamo visto, e lo si faccia in modo divertente. Questo è un cofanetto, ma cofanetto è un eufemismo, si chiama cofanetto didattico, ma in realtà è un bel baule, e dentro vi troveremo gli elementi, ma proprio gli elementi fisici, per realizzare qui delle lezioni di geologia.